Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola. Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: «Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta». Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio, vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: «Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati». Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: «Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo». Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando. E tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso». Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita,
era perduto ed è stato ritrovato. Parola del Signore. Fratelli e sorelle, abbiamo ascoltato questa parola del Vangelo di Luca, questa pagina sicuramente conosciutissima, questa parabola di Gesù che assieme ad altre due completa questo capitolo quindicesimo del Vangelo di Luca in cui Gesù ci parla della misericordia di Dio, ci parla dell'amore del Padre e parla incalzato dal fatto che gli scribi e i farisei sono perplessi di fronte all'atteggiamento di Gesù che accoglie e anzi va a mangiare con i peccatori, con i pubblicani e i peccatori. Sono scandalizzati da questo, ma Gesù offre loro la chiave di interpretazione di questo suo atteggiamento che è lo stesso atteggiamento del Padre. E c'è una parola che suona un po' come un campanello d'allarme verso la fine di questa pagina evangelica. E da qui vorrei partire. Il figlio maggiore si trovava nei campi, sente nel ritorno che si sta facendo festa, non capisce cosa stia succedendo. Gli dicono che si fa festa perché il figlio minore è tornato e lui si rivolge al padre dicendo: ecco, io ti servo da tanti anni, ti servo. Pensate a quale modo di immaginare la sua relazione con il padre aveva questo figlio maggiore. Ti servo. Probabilmente questo figlio non si sentiva figlio, si sentiva servo, servo da tanti anni. Un figlio che si rivolge così al padre probabilmente davvero non ha la percezione di una paternità amorevole e ha la percezione di se stesso come un servo, come uno che deve compiere determinate azioni, deve compiere delle indicazioni che gli sono state date per essere gradito al padrone. Perché di questo si tratta, non di un padre, ma di un padrone. Se c'è un servo, ci sarà un padrone. Ma vedete, in fondo, il sentimento anche del figlio minore, quello che è andato a chiedere al padre la sua parte di eredità e poi l'ha sperperata e poi finalmente è tornato, ma in fondo anche quello, anche il sentimento di quel figlio è simile. Se ne vuole andare perché se pensa che il suo essere figlio sia un essere servo è meglio andarsene. È meglio andarsene lontano, dove forse si può trovare una vita migliore. E poi sperimenta invece l'essere servo davvero, sperimenta la schiavitù. E quando torna, sentite le parole, in fondo ha ancora questa idea. Gli chiederò di essere come uno dei salariati, in fondo gli chiederò di mettermi a servizio, di essere servo. Anche la percezione del figlio minore, mentre sta tornando dal padre, che lo accoglierà a braccia aperte, ma la sua percezione è ancora questa. L'essere figlio vuol dire essere servo. Vuol dire dipendere a tal punto dal padre che bisogna mettersi a servizio, compiere determinate opere per essere a lui gradito. Ma vedete, in fondo,
fondo non era anche questa l'idea che avevano i progenitori, il primo uomo e la prima donna nel libro della Genesi, quando Dio dona loro il giardino da coltivare e da custodire, e loro in qualche modo si sentono servi, sentono che devono mettersi a servizio di alcune regole per rimanere nei ranghi, e in fondo sentono un bisogno di emancipazione, e quando gli viene offerta una possibilità, ecco che loro rispondono, accolgono quella proposta immaginando una libertà diversa, immaginando di liberarsi. È la storia del popolo di Israele anche. Abbiamo ascoltato nella prima lettura che finalmente, quando il popolo torna dall'Egitto, dopo aver varcato il Giordano, nella terra promessa finalmente la manna cessa e questo popolo può finalmente godere dei frutti della terra promessa dove scorre latte e miele. I frutti della terra promessa, il dono di Dio, la gioia della festa. Ma non avevano interpretato anche loro che forse allontanandosi da Dio avrebbero potuto godere della libertà, e allora si erano dati agli idoli, si erano dati alle cipolle d'Egitto, come il figlio minore si dà alle carrube e dà da mangiare ai porci. Anche il popolo di Israele fa la stessa esperienza, ma non è che anche per noi possa essere così. In qualche modo abbiamo il miraggio, l'idea, che emancipandoci da Dio Padre possiamo godere di una libertà diversa. Questo si chiama peccato, allontanamento da Dio, rifiuto di Lui come Padre. Idea che lontano da Lui si può godere la vita. E poi però, ad un certo punto, questa è l'esperienza che mi auguro tutti facciamo, quando tendenzialmente ci allontaniamo, sentiamo che qui non c'è il bene, che in quell'allontanamento non riusciamo a godere della vita. E allora intuiamo che c'è una ricerca, che c'è un desiderio da parte di Dio di volerci con Lui. Lui ci sta cercando, ci sta aspettando, sta facendo tutto il possibile per venirci incontro e aspetta un nostro segno. Vedete, il figlio minore che aveva sperperato tutto non torna perché è pentito, ma torna perché sta male. Torna perché rientrato in sé, questo è importante, capisce che lì non c'è la vita, capisce che la sua ricerca non è andata a buon fine, e allora torna dal Padre ed è disposto a ritornare da servo, ma il Padre non ci vuole servi, ci vuole figli amati. Il Padre ci tratta da figli amati ed è pronto ad aspettarci e ad accoglierci, anzi a fare festa. Il segno della gioia cristiana è proprio l'essere accolti da un Padre buono, misericordioso. La gioia cristiana non viene, pensate, dall'essere integri, perfetti, ma dal saperci amati, anche quando ci allontaniamo. Il cammino della vita cristiana è fatto anche di fraintendimenti, è fatto anche di ritorni indietro, è fatto di miraggi di liberazione o di libertà che poi non vanno a buon fine, ma necessariamente è fatto di un ritorno a Lui.
Lasciatevi riconciliare con Dio, dice Paolo nella seconda lettura. Lasciatevi riconciliare, cioè fate in modo di accogliere quella grazia che vi è donata e che vi è donata illimitatamente, illimitatamente, per sempre, ogni volta che vi capita di allontanarvi da Lui. Lasciatevi riconciliare. E allora ringraziamo il Signore e guardiamo alla Sua misericordia, alla Sua bontà, al Suo desiderio di festa. E lo ringraziamo perché la festa è davvero aperta a tutti. Questo Padre chiama anche il figlio maggiore a far festa. Ci chiama tutti a far festa, perché anche se tornasse uno solo, è festa per Lui. E poi ciascuno di noi torna a Lui, la festa è per tutti ed è più grande. E ora insieme proclamiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, in questo tempo di Quaresima lasciamoci riconciliare con Dio nella consapevolezza dei nostri limiti e della grandezza della Sua misericordia. Diciamo insieme, ascoltaci, o Padre. Ascoltaci, o Padre. Sostieni, Padre buono, la Santa Chiesa con la forza dello Spirito, perché testimoni coraggiosamente Cristo, crocifisso e risorto per la nostra salvezza. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Illumina, Padre Santo, Papa Francesco e tutti i pastori della Chiesa, perché alimentino nel cuore dei fedeli l'amore filiale verso di Te e la generosità verso ogni persona. Noi Ti preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Guarda, Padre misericordioso, i popoli oppressi dalle ingiustizie, perché sperimentino la potenza liberatrice del Tuo Figlio, fondamento della vera fraternità. Noi Ti preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Volgiti, Padre compassionevole, ai nostri fratelli, segnati dalla sofferenza fisica e spirituale, perché attingano dalla passione di Cristo forza e consolazione. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Guida, Padre onnipotente, questa tua famiglia, perché divenga nella celebrazione dell'Eucaristia offerta viva a te gradita. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Ti
preghiamo, Padre, per i nostri fratelli e sorelle dell'Ucraina. Porta la fine delle ostilità e il riposo eterno ai defunti. Preghiamo. Ascoltaci, o Padre. O Padre, che esalti gli umili e abbatti l'orgoglio dei potenti, esaudisci le nostre invocazioni e fa che confidiamo sempre in Te, salda roccia su cui poggia la nostra vita, per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ti presentiamo con gioia, o Signore, i doni della redenzione eterna. Concedi a noi di venerarli con fede e di offrirli degnamente per la salvezza del mondo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai stabilito per i tuoi figli un tempo di rinnovamento spirituale, perché si convertano a te con tutto il cuore e, liberi dai fermenti del peccato, vivano le vicende di questo mondo sempre rivolti ai beni eterni. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode.